gamba, dai! Uomo, sì! Sì! Non mollare! Sì! No! Preparate la quetta, Sposta un buon carico. Sposta una macchina. È perfetto. Benvenuti ad Allenamenti al Limite, un programma dove la stanchezza non si sente, si vive. In ogni puntata sfido uno sportivo d'eccellenza e come avete visto nelle puntate precedenti, non mi piace rendermi le cose facili. La puntata di oggi è incentrata su Alessandro Castelli, forza allo stato puro. Ma io non ho paura, metterò a dura prova i miei limiti, sempre ammesso che io li abbia. La sfida di oggi prevede un utilizzo massivo di sovraccarichi e attrezzature tecniche, quindi si torna nella patria del peso, ovvero a Parma, dalla Certosus. Ma chi è Alessandro Castelli e quali sono le sue skill? Facciamo partire la scheda. Milanese, 183 cm per 130 kg. Tre volte campione italiano di strongman e primo italiano a qualificarsi all'Arnold Strongman Classic in Ohio, America. Si iscrive al campionato italiano strongman sbaragliando subito tutti e portando a casa l'oro. Dopo aver visto quello che riesce a spostare mi sento un po' leggerino, ma in ogni caso non mi tiro indietro. Ora che lo conosco meglio sono pronto, o quasi, per affrontare la sfida. Più la serie va avanti e più gli atleti diventano grossi e cazzuti. Oh, Danny! Non parcheggi così, eh? No, ma guarda che la metto... Cioè, i ragazzi lo sanno, è ormai un po' un must, cioè, easy, non... E dove la metto? Non c'è un buco? Adesso ci penso io. Benvenuti in questa nuova puntata di Allenamenti al Limite. Oggi sono qui con Alessandro e il suo coach, Jerry. Lo sapete, il mondo dei pesi mi ha sempre affascinato ed è cosa mia. Il problema è che oggi purtroppo è il mondo dello strongman e come vedete il gioco si fa alquanto duro. Il coach di Alessandro ha preparato per noi un qualcosa di dedicato, giusto? Esatto. In questa puntata andremo a vedere degli esercizi specifici del mondo strongman che però verranno un attimo ritoccati, diciamo così, nei carichi per Danny, perché non è propriamente condizionato a questo genere di eventi e di sforzo, appunto, essendo lui un bodybuilder, giusto? Il movimento, esatto, non è cosa mia. Ho visto che ci sono anche attrezzi che non ho mai domato, come il log, comunque cose che vedremo più avanti. Oggetti che non si trovano nelle normali palestre o comunque che sono utilizzati dagli strongman con carichi veramente elevati, quindi anche per un certo verso pericolosi. Oggi abbiamo un menù un po' particolare. Attenzione. Partiamo con due esercizi di overhead press, tre ripetizioni ad esercizio, Apollo Nexol in primo, il secondo log lift. Sono proprio due esercizi che si utilizzano proprio nelle gare strongman vere e proprie. Poi un minuto di rest, quindi non so se Ale ce la farà perché... Tu sei godereccio, vuoi abbondare con il recupero. Bene. Passiamo di corsa alla slitta, dove dovranno spingerla e tirarla, per poi finire con i farmer's walk, che è un altro esercizio vero e proprio dello strongman, dove viene messa a dura prova la presa e il carico potrebbe essere interessante. Sì, non solo la presa verrà messa a dura prova, quella cosa lì è l'unica che ho provato ed è veramente... Ho dei brutti ricordi, ma la cosa non mi spaventa. Il tempo totale di questo medley sarà di 6 minuti, compreso il minuto di recupero. Sei pronto, Tato? No, ma sono pronto per Allenamenti al Limite. Ci siamo, il momento è arrivato, mi sto anche un po' agitando perché vedo come è entrato nel focus Ale. Ricordiamo agli spettatori a casa che abbiamo qui con noi due assistenti, abbiamo Giovanni e Nicolò che ci assisteranno qualsiasi cosa accada. Ricordo che i pesi sono molto importanti ed è alquanto pericolosa la cosa, soprattutto esatto, per me. Esatto. Quindi attenzione, siamo pronti. Sei pronto Ale? Attenzione che ci siamo. Ok? Allora siamo pronti per dare il via, aspetta il mio countdown. Via il cronometro. 8, 7, 6, 5, 4. Vai uomo, ci siamo! E si vola già. Perfetto. Attenzione, vedo che a dispetto di quello che abbiamo visto io e te prima, lui
fa scattare indietro la gamba come un cavalletto. Utilizza la sua tecnica di press preferita, cioè il gerchio olimpico, con lo split frontale. E il carico è quello di campionato, quindi si sta parlando di 120 kg su 3 ripetizioni di Apollo. Vedete che usa una continental clean praticamente perfetta. E ha già concluso il primo. E manda via il bilanciere, perfetto, sì. E se ne fa via. E sapevo che servivano, ragazzi, gli assistenti servivano. Ok. Qui il recupero tra il primo e il secondo è a discrezione. Esatto, lo gestisce l'atleta a seconda delle energie che ha. Come vedete, comunque riesce a tenere una tecnica sempre abbastanza pulita. E adesso siamo passati appunto al log lift, il secondo press. Eccolo qua. Di questo medley. Quanto abbiamo qua di carico invece? Sempre 120 kg. Ok, ok. Il carico sempre di campionato. Perfetto. Ne abbiamo fatte che si due, riposa. Adesso alla terza, giusto? Esatto, okay. Lui, un attimo. Con tutta l'esperienza che ha accumulato, è in grado di capire quando ha abbastanza energia per concludere, perché il movimento è complesso. Riuscire a gestire per bene una ci alzata siamo, è fondamentale. Ci siamo, 1 minuto e 25. Adesso qua a parte il recupero, giusto? Un minuto. Ok, esatto, esatto. Ok, perfetto. Un minuto completo di recupero. A 2.25 parte. Si prepara, cambia attrezzatura a seconda di quello che gli servirà nella spinta e nel tiro della slitta e poi nei farmers dopo. Ok, vai Ale, cazzuto! Anche la sua respirazione, gestisce il respiro per cercare di recuperare il più possibile. È andato via come un mitragliatore. Hai 30 secondi da ora, goditeli tutti. Adesso abbiamo la slitta, giusto? La spinta. La spinta della slitta e poi dopo con la corda la tirerà nel ritorno. Ha più di 100 kg sulla slitta, quanto ha? La slitta penso che pesi 50-60 kg più 100 kg di piastre. 150 kg, molto bene. Siamo sui... Molto sì, bene. 100-110. 10, 9, adesso ci siamo, è pronto. Manca poco. 1... Via uomo, ci siamo ed è partito, e parte la slitta e muove l'aria. Muove l'aria. Attenzione, è a bordo tappeto. Cerca di tenere un passo costante perché una volta sbloccata la slitta sarà fondamentale tenere l'oggetto in movimento. Ok, ce l'ha fatta, adesso l'ha deve fatta. Mettersi. Ok. Oddio, leggero, carica. Carica 10-10, leggero. Assurdo, assurdo. Ha fatto caricare dagli assistenti i farmer per l'esercizio dopo. E in più si è zavorrato ulteriormente la slitta. 25 kg sulla slitta e 20 kg di più sui farmers. Molto bene. Quanto si va sui farmers? 100, 130 per lato, quindi... E vola, e vola, e vola, e vola. Attenzione. Bellissimo, attenzione, bellissimo. Riesce a tenere comunque il ritmo, quindi... Cioè, non la sta sentendo la slitta. Esatto. Qualcosa per quello che è caricata. Assurdo. Qui non c'è recupero tra la slitta e il farmer. È solo a discrezione dell'atleta per quello che si sente. Io mi fermerò un paio di giorni. Attenzione. Magnesio. Magnesite. Magnesite. Il farmer's walk metterà sempre a dura prova la presa delle mani. Quindi è fondamentale avere una presa salda. Lui, avendo gestito più prove, avrà sicuramente le mani sudate. Ok. E quindi per avere il massimo grip va di mano con la mano. Perché nelle competizioni strongman non è ammessa gli straps. Esatto. Farmers, 99% dei casi, mani nude. Mani nude. Quindi okay. Si vede chi ha il polso fermo e la mano forte. Un attimo, perché questo è un esercizio in realtà molto pericoloso, perché tu sei in movimento con un sacco di carico. Con un bel carico. Quanto ha messo adesso? Totale 260 kg. Dio santissimo, mamma mia, oddio santo. È piuttosto spaventoso vedere la cosa dal vivo. Vederlo qua, Ale, via, si gira. Ritorno. Attenzione, questa è la chiusura, vero? Sì, lo sprint finale. Quindi siamo pronti per con il cronometro. Sul cronometro. Siamo pronti che quando torna si prende un po' di arietta, vedo. Ok. L'ho fatto anche sorridere, sono nelle sue grazie. Ha avuto anche la lucidità di sentire la battuta. Siamo partiti e torna. Lo sprint finale per non avere un calo alla fine. Come vedete tiene fino all'ultimo i farmers. Attenzione, abbiamo fatto 4 minuti e 48. Avevi ipotizzato un 6 minuti per fare una Totale, cosa fatta bene. Il press, che è il suo esercizio principe, diciamo, è venuto. Io ti chiedo di avvicinarti. Quando vuoi, recupera tranquillamente. Solitamente
Ha perso l'uso della parola per ora. Fantastico. Allora respira, tranquillo, non ti preoccupare, anche perché io adesso perdo un po' di tempo, il turno è quello mio dopo, quindi ne approfitto. Allora, analizziamo un po' la tua performance, che è stata davvero entusiasmante. La prima parte l'hai fatta volare, sembrava non ci fosse il carico, i primi due esercizi veramente nulla di che, ma ho notato un inciampo, un qualcosa che non è andata nella spinta, ma non per il carico, ho visto giusto? Sì, anche perché più che... sono le gambe, vanno a fuoco e non è più forza. Lo so, ne ho avuto esperienza anch'io. Più che altro è quello, sì. Ma lì ti si era un po' intrappolato il tappeto? Sì, sì, il tappeto. Ti ha fatto un po' da tappo? Perché eri nel bordo e l'hai praticamente accumulato? Infatti ho dovuto sollevarlo un po' per fargli scavallare. Ho visto, e questo ha portato via energia? Sì. E credo che ti abbia anche innervosito parecchio. Abbastanza, perché sì. Quando sei arrivato qua avevi una carica talmente forte e velenosa che hai caricato ulteriormente la slitta e hai fatto aumentare i pesi dei farmer, pesi che avevamo calcolato in precedenza, ma che probabilmente per questa enfasi, per questa furia omicida, hai detto mettimi più peso o scardino mezza struttura. Sì, mi è salito un attimo il nervoso, come si dice. Sì, un attimo di nervoso ha fatto aumentare il carico, ragazzi, normalità, normalità. Adesso... pensato che 110 per mano erano un po' troppo leggeri, meglio 130. Anche secondo me, senti come suona meglio 130. Chiamo un attimo il nostro coach, io non ho questi carichi. Non c'è problema. Un attimo, per fortuna, male. Per fortuna. Davvero complimenti, adesso scherzi a parte, è stata una cosa veramente fantastica. Grazie. Poterti vedere giocare, perché hai letteralmente giocato con questi carichi. E adesso, ragazzi, tocca a me. Bene, adesso tocca a Danny, lo abbiamo un po' agghindato per la sfida, perché non conoscendo bene la tecnica del Continental Clean rischia di pizzicarsi la pelle dell'addome, quindi ha messo l'asciugamano sulla cintura per evitare tagli. Abbiamo ridimensionato un attimo i carichi in modo che per lui sia sicuro e non troppo pericoloso in termini di errori o cose simili, però gli permetteranno di arrivare al massimo e forse anche oltre. Vediamo un po' cosa combina, insomma. Uomo, ci sei? Sì. Ok, partiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le uomo, eh? Primo esercizio, Apollo Nexo, come abbiamo visto prima, 70 kg per Danny. I nostri insegnamenti sembra che abbiano funzionato. Sì. Giù. Ha una buona tecnica, per essere la prima volta che lo fa. Recupera, recupera. Uomo. Prendi aria. Respira. Gamba, giù. Grande. Bene, molto bene. Recupera. Lucido, lucido. E testa aperto, come prima nell'allenamento. E. Colpo. Heppa. Respira, prendi il tempo. E. E l'Apollo ne è andata. Secondo esercizio di press, come per Alessandro. Recupera, eh. Le bro. Andiamo. Concentrato, eh. Rispetto alle fasi come abbiamo fatto prima. Sì. Opa. Ok, mento alto, eh. Gamba. Sì, uomo. Stai andando da Dio, stai andando da Dio, dai, dai. Concentrato. Sì, uomo. Respira. Vinto alto. Gamba, dai. Dai l'ultima, solo l'ultima. Andiamo con la terza, eh. E poi recuperi, l'ultima e poi recuperi. Andiamo, andiamo. Dai, uomo. Sì. Opa. Gamba, gamba.
Sì! 1,55, dai! Un minuto di fiato. È tuo, è tuo. Sistemati la cintura. È tutto tuo, dai! Hai tutto il tempo, per il riposo. Ci sei, eh? È tutto tuo. Recupera. Andiamo, eh? Respira. Ancora 30. Preparate l'acquetta, eh. Andiamo. E ora? No. Manca poco, eh. Ancora 10, eh. 10 secondi. Preparati. 5, 4, 3, 2, 1. E andiamo. Dai, sprint. Un treno. Sprinta forte, eh. Un treno. Non ballare. Recupera, respira. Sta lì sotto. Sta lì sotto. Così vicino, eh? Sì. Dai, eh? Vai! Vai, uomo! Sì! 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 Gamba! Sì, sì, sì! Passo! Ma come vola! Passo! Buttati all'indietro, usa il tuo peso! Dai che vola! Usa il tuo peso! Dai, 2 metri! Oh. Arriva! Vieni! Respira! E riposizionate poi la slitta, ragazzi, sul lato opposto. Acquetta! Dai, bro, eh! Stai andando alla grande! Dai, 4,25 sei! Respira! Stai andando alla grande! Spostategli un pelino la slitta di là, magari che non ci... Cazzuto, eh! Pensa solo a strizzare la mano. Respira. Dai, bro. Andiamo. Cattivo. Stacco forte come prima, eh. Schiena estesa. E... strizza, eh. Mani strette, eh. Aumenta la cadenza, dai. Aumenta la cadenza. Su. Strizza. Su. Sì. Dai. Sì. Ok. Dai, okay. È finita. Dai, girati. Ultimi respiri, dai. Prendi l'energia. 5-10, andiamo. Prendi l'energia. Dai, uomo. Entra in posizione. Stai. Passo, dai. Dai, uomo. Il ritmo. 1-2, su. Aumenta la cadenza, dai. Dai, uomo. Aumenta. Sì. Aumenta. Sì. Aumenta, stringi le mani. Non mollare. Tempo? 5,33. Sei sempre stato nel tempo prefissato, eh? Sotto i 6 minuti? Sì! No! Come è andata, Tato? Grazie. Cos'è stato più pesante? Guarda, allora a livelli di pesi, il log mi ha fatto un po' sentire l'effetto di un carico che non riuscivo a domare bene. La slitta mi ha mandato fuori gioco. Non so se si è notato, ma ad un certo punto ho dovuto usare la tecnica del stop and go. Sì, certo. Fermami un attimo, arrivare col mio peso. E dargliela, spingi. Non si muoveva più, ma dopo tipo 2 metri. Ritornava allo stop. Sì, hai ragione. Sì. Le gambe bruciavano un sacco. Dopo
nella fase di tirata mi sono sentito più a mio agio, perché quando mi hai detto stai basso e buttati indietro e sfrutta il tuo peso, lì avevo messo il NOS. Ho sentito. Infatti si vedeva che ho fatto, riposare le braccia, ho fatto riposare un po' la parte alta, sono andato di peso. Sfruttato la massa corporea. C'è proprio un treno lì. Log pesavano. Sì, come si chiamano? Farme. Basta. Li ho presi. Sembra la gamba, sai, non il busto lo teneva il carico, anche la mano. Tra l'altro mi sono spaventato perché ho preso un po' di acquetta perché non ce la facevo più. Mi si erano bagnate tutte le mani. Oh. E quando sono arrivato lì, ho detto Dio mi salvi. Spero che rimangano attaccate, per fortuna c'è ancora il tuo sangue e la tua magnesite. Mi sono ancorato, ma erano le gambe a soffrire. Il busto ti dirò che lo teneva e riuscivo a domare il carico, anche la presa. Anche la mano. Ma la gamba la sentivo tremolante. Ma l'ho portato in fine. Sei andato bene, tanto senza fermarti. Non mi sono mai fermato. Sei fermato. Un treno. Buono, alla grande, eh. Sono un bravo allievo. Sì. Vi ho reso fieri di me. Sei un grande. Grazie davvero, ragazzi. Questa puntata finisce qui. Voglio ringraziare sia Alessandro che Jerry per questa splendida esperienza, perché lo sapete, il bello di questo format è che mi cimento a capofitto in sport che non avrei mai avuto neanche l'immaginazione di riuscire a fare, perché diciamocelo, sono sport un po' di nicchia che talvolta anche spaventano. Invece provare ad esserci dentro e viverlo solo con dei professionisti che ti guidano è un'esperienza unica. Ne approfitto per dire, ragazzi, non emulate quello che vedete in questa serie, perché non mi sognerei mai di farlo da solo, ma sono sempre circondato da campioni e da grandi coach professionisti che mi guidano in questo, quindi grazie davvero. Grazie a te, è stata una bellissima opportunità, anche per il movimento Strongman in Italia, sei veramente un grande. Spero di fare quello che posso, insomma, nel mio piccolo. Poi hai detto che ti iscrivi in campionato, no? Ti iscrivi da noi? Non lo faccio per rispetto. Non lo faccio per rispetto. Io ti ho già iscritto a novembre. Abbiamo già iscritto. Sei già iscritto, tesserato, sei già... c'è la maglia. Sono okay. In squadra. Voglio anche ringraziare la Certosus che ci ha messo a disposizione questa location stratosferica. Non so se l'avete visto dal video, ma è stata completamente rivista. E vivere un'esperienza del genere qua dentro ha reso tutto più bello. Veramente perfetto, quindi grazie anche alla Certosus per il supporto. Questo è il nostro paradiso. Il nostro paradiso. Questo è Allenamenti al Limite e ci vediamo nella prossima puntata. Anche questa puntata di Allenamenti al Limite è finita. Ah, ma la macchina! Danny, la macchina! Grazie. Brava. Grazie. Ragazzi, alla prossima puntata. Nella prossima puntata me la vedrò con Marco Orsi, nuotatore dei record. Ne ha superati 20 e ne detiene ancora 3. Un campione per spingermi ancora più al limite.